sguardo verso il futuro, scrutando l'orizzonte e le speranze che racchiude per i giovani e non solo. È questo il tema scelto dai ragazzi dell'Istituto Olivetti e Seneca di Fano per esprimere la propria creatività e portare un valore aggiunto alla camminata dell'Isippo, grazie ai loro disegni che pian piano stanno comparendo sul muro che costeggia la passeggiata e che ha come sfondo l'azzurro del mare. Ci abbiamo l'argomento dell'orizzonte che ci ha dato i professori e cioè dobbiamo rappresentare cos'è per noi l'orizzonte su questo muro. 9 metri di muro per ogni 2 studenti, questo è lo spazio dedicato ai ragazzi che possono esprimersi raccontando anche qualcosa di se stessi, collaborando tra loro con la spensieratezza che in quanto artisti in erba li caratterizza. E tu che cosa vedi nel tuo futuro? Si spera che migliorerà, nel senso tipo tutto inquinato, poi dopo adesso diventerà tutto bello limpido, tutto senza inquinamento. Entusiasta la gente che passa e apprezza i lavori, così come le professoresse che seguono e aiutano i ragazzi in vere e proprie lezioni a cielo aperto, lezioni d'arte ma anche di vita. È un lavoro che dà soddisfazione a loro e anche alla città, perché abbellisce una passeggiata che io frequento molto, molto spesso. Quindi io faccio un plauso a questi ragazzi e spero che si prendano altre iniziative del genere. È una cosa molto bella, molto 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 bella, una bellissima idea, molto, molto interessante. Bravi ragazzi. Non si distingue quasi più, diciamo, l'opera dalla costruzione architettonica della pista. Molto interessante, anzi li guardavo con entusiasmo perché in questo momento non vivo più a Fano e a Bristol, che è città di street art, quindi tornare e vedere, ecco, che le scuole iniziano a fare queste cose, la città inizia insomma ad animarsi anche sotto questo punto di vista, visto che è uno dei miei posti preferiti qua, comunque quando torno con piacere, quindi sì, contenta, felice, quindi guardavo con entusiasmo e ho fatto anche qualche foto, così torno a Bristol, farò vedere anche là. Cosa ne pensa dei disegni dei ragazzi? Sono stupendi, si mettono di buon umore, veramente, sì. È vero che danno colore alla passeggiata. Sì, ma aiutano anche lo spirito delle persone. Le altre volte non c'era niente, però questo muro in cemento così dà un altro aspetto, insomma, è tutta un'altra cosa, dai. Spero che le cose migliorino sempre di più. Abbelliscono quello che è un contesto già bello, ma abbelliscono anche i ragazzi che vivono un'esperienza completa, bellissima, di altruismo, condivisione con i cittadini. Io sono entusiasta. Sì, è una bella esperienza che vede anche questi ragazzi uniti, nel senso si aiutano, poi partecipano anche con la gente perché chiede loro quello che fanno, che cosa fanno, come diventerà il loro disegno alla fine, per cui siamo molto contenti tutti. Poi se il tempo ci assiste, che c'è sempre il sole, anche meglio, altrimenti diventa un po' più faticoso il tutto.